Ciao, sono ancora io, Gabriella, qui del baule della nonna a San Benedetto del Tronto. Allora, dato che adesso andiamo incontro alla primavera, io ho preparato delle bellissime, un bellissimo centro tavola che voi potete mettere in cucina. Guardate, è una tovaglietta, vedete? Così. E un grembiulino che potete abbinare benissimo dentro la vostra cucina. Logicamente io adesso l'ho presa blu, voi la potete prendere del colore che voi più vi piace. Allora, se avete delle rimanenze di stoffe, magari fate per prima cosa la cosa della stoffa che avete in più, la tovaglietta, e con le rimanenze poi fate il grembiulino, vedete? Ok? Allora, adesso io vi do le misure di questa della tovaglietta. Scrivete: la tovaglietta, la classica tovaglietta da tè da centro tavola, va da una misura di 80 cm al 90 cm. Questa è di 80 cm. Ok, però voi la potete fare più grande, 90 per 90 o 80 per 80. Questa è 80. Così, guardate. Allora, tagliate 80, un quadrato, 80 per 80. Il centrale io l'ho abbinato con questa sorta di stoffetta con le farfalle, vedete, richiama il quadrato azzurro. Bianco e del bianco e dell'azzurro, no? Qui sulle farfalle ci sono i vari colori dell'azzurro, del blu, del verde, perciò l'abbinamento è giusto. Io ho fatto 80 per 80 e poi ho ritagliato il centrale è 25 per 25 e l'ho messa di taglio, nel senso, se il quadrato è così, vedete, il quadrato del centrale voi lo mettete a rombo, a spicchio, vedete? Piegate la metà della tovaglietta in questo modo, così, ecco. Questa è la metà e la metà della metà. Vedete come ho messo il centrale? È messo nella parte opposta, e cioè gli spicchi vanno al contrario, l'ho messi a rombo. Posizionate la metà e sulla metà ci posizionate il pezzetto di stoffa mettendolo però a rombo. Mi sono spiegata? Poi qui ci ho fatto quel fiorellino che vi ho insegnato ultimamente con il copri affettatrice. E il gioco è fatto. Se volete, potete metterlo agli angoli, tutti e quattro gli angoli. A me è piaciuto così, fare una cosa semplice, anche perché questo va in cucina, una cosa simpatica, ma senza eccedere. Il grembiulino, questo grembiulino, io l'ho fatto con le rimanenze della stoffa che avevo comprato, perché ne avevo comprato un metro. 50 centimetri di questa a fiori, diciamo di quest'altra fantasia, e ho giostrato sulle rimanenze, ok? Perciò il grembiulino è largo 49 centimetri, guardate, 49 centimetri per 37, così. Il riccio io ce l'ho messo perché era corta, il grembiulino era molto corto, era proprio minimal. Allora ho ricavato, c'avevo una fascia di lato. Ecco che cosa vi voglio dire. Voi dovete sempre giocare sulle rimanenze delle stoffe e poi creare queste belle cose, no? Ci ho fatto un riccetto
E non proprio il riccio, l'ho pieghettata mentre la trapuntavo, la pieghettavo. E poi, per non far vedere la congiunzione, ci ho messo uno spieghino e un merlettino. Ok? Sulla tasca, la tasca, questa è grande. Logicamente, sempre come vi ho detto, una rimanenza di stoffa 25 larga. Perciò io adesso vi do le misure. Però voi, a secondo di quello che avete, poi fate la tasca, perché può essere più lunga, più stretta, la potete mettere, se è tanto piccola, la potete mettere sulla pettina, invece di metterla sul grembiule, sulla gonna, diciamo, del grembiule. La mettete dove più vi conviene e della grandezza che avete, insomma. E ci ho messo, per farla risaltare, per farli saltare questa tasca, io ci ho messo un pezzettino di stoffa che mi era avanzato dalla pettina e l'ho messa a rifinitura. Vedete? Poi ai lati ci ho attaccato le classiche bennelle. Per mettere appunto, però, che vanno ad agganciare il girovita intorno al collo. Sopra io prima la facevo chiusa e poi dopo quella gli stava corta, quella gli stava lunga. Bene, facciamo il fiocco, le fate più lunghe. Ok, adesso andiamo, siccome il centro tavola è facile da fare, però vi voglio mostrare, io ho tagliato un altro grembiulino e vi mostro come fare. Ok, posiziono il video sulle mani. Oh, perfetto. Ecco qui. Questi sono i 5 petali del fiorellino, no? Se ce lo vogliamo mettere sul grembiulino, ho fatto 5 petali di 10 centimetri di diametro, 10 e 10. Vi ricordate? Lo pieghiamo a metà. C'è ancora la colla del quadernino. Così lo ripieghiamo di nuovo e facciamo un'infilzetta qui sopra e ci abbiamo un petalo. Petalo, petalo, va unito i 5 petali e al centro ci mettiamo il bottone. Come abbiamo fatto qui e abbiamo fatto sulla copri affettatrice. Vedete? Ok. Allora, 10 per 10, un diametro di 10 centimetri. Il grembiulino io l'ho tagliato come quell'altro che vi ho fatto vedere. Ecco qui, guardate. Adesso vi faccio vedere con le spille come montarlo. Questa, io la tasca, vedete qui, la faccio direttamente con la fantasia delle farfalle, perché il quadrato mi è finito. Perciò questa è la pettorina. Eccola qui. Eccola qui. Questa è la tasca e questo è il riccio in fondo. Allora, io ho iniziato dal riccio. Perciò prima la stoffa la surfilate tutta quanta, ci fate lo zigzag. In modo da averla tutta ben rifinita. Poi iniziate a montare pieghettando il riccio. Così. Ok? Sì. Mettete verso di voi, mi cominciate a mettere le spille. Per fare il riccio, voi dovete avere all'incirca il doppio della stoffa della base. Perciò, se la gonna di questa è 50, voi dovreste avere 1 metro di stoffa per fare il riccio. Ma non sempre è così, perché già 1 metro è una bella quantità di stoffa. Siccome noi stiamo facendo questi lavori con le stoffe, diciamo, risicate, perciò anche una volta e mezza,
la grandezza della gonna va benissimo, ok? Allora continuiamo velocemente in modo da farvi vedere tutto in tempo. Solo che tanto velocemente non si può fare, perché purtroppo per fare le cose fatte bene io un minimo di tempo ce lo vuole. Perciò apriamo quest'altra scatolina di spille, che se no voi non la vedete montata bene. Avete capito come fare? Spieghettate tutto bene. Tutte da un lato. Giriamole tutte verso destra o verso sinistra. Fate le pieghettate così, senza arrecciare niente. Perché fare un'arricciatura ci vuole più tempo. Adesso io non sono stata a guardare, non l'ho fatta perfetta, eh. Aio. Se cadono le spille, addio. Mi sono salvata. Mettiamole qua, così non ci danno fastidio. Spegniamo la colla, la togliamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Eccola. Ecco il riccio. Sopra questo riccio noi ci trapuntiamo il coso qui, come si chiama? È uno sbiego. Uno sbiego quello piccolino, non quello grande. Perciò ce lo mettiamo così, ce lo trapuntiamo in doppio. Così. E così. Lo mostro in modo veloce. Sopra lo sbiego noi ci mettiamo il merlettino. Ecco qui, qua, proprio che batte sopra lo sbieghino. Questa è un'idea che vi do, perché molte signore sanno tagliare, cucire, eccetera, e poi dopo, ma come lo faccio? Ma non so. Allora, questo è un modellino simpatico. Per fare un grembiulino con abbinata un centrotavola, una tovaglietta da tè, una tovaglietta da colazione. Guardate già. Dopodiché io ci posiziono la tasca. Prima la rifinisco tutta e poi ce la metto, logicamente, no? Io qui per far, cioè non ho bisogno di una rifinitura per far risaltare la stoffa come quell'altra, no? Vedete qua ci ho messo le farfalle. Perché? Perché è stacca di netto, perciò rifinisco sopra e ce la trapunto. Prendo il centro della stoffa, magari la posiziono un po' più giù. Quando ci abbiamo i quadri possiamo andare dritti alla perfezione, perché non abbiamo problemi. Eccola la tasca. Adesso che cosa manca? La pettina. La pettina la mettiamo qui. Mettiamoci un'altra spilla qui. Prendiamo sempre la metà. La facciamo un po' sormontare. Logicamente voi la dovete rifinire tutta. Ci fate un piccolo bordino tutto intorno, trapuntate e ce l'avete ben rifinita. Una volta rifinito tutto, ci mettete sempre rifinita la pettina. Ecco qua. Guardate. Eccola, la vedete? Il grembiulino è pronto. Allora, la grandezza, questa è una cosa importante, la grandezza dei lacci per agganciare intorno al collo e intorno alla vita.
Voi dovete prendere questa misura. Ve la mettete intorno al collo, così. E questa misura vi servirà sia per agganciare intorno alla vita, sia intorno al collo. Perciò questa è 60 centimetri. 60 la tagliamo per 3, anzi per 2, perché qua sopra io il laccio ce lo faccio più lungo, perché così ognuno se lo regola come più gli aggrada. Perciò 2 lacci che vanno posizionati ai lati e che trapuntate direttamente quando trapuntate tutta il grembiulino. Mentre trapuntate il grembiulino, lo rifinite e ci trapuntate pure i vostri lacci. Uno di qua e uno di là. Ecco. Qui sopra ce ne mettiamo altri, però più lunghi. Prendiamo il nostro laccio, lo rimettiamo qui e ne facciamo due. Due perché noi qui ci dobbiamo creare il fiocco dietro. Perché se è per noi, ok, ma se lo dobbiamo regalare o, cioè, o qualsiasi altra cosa, non sappiamo dove la signora po vuole posizionare i lacci. Ecco qui, pronto il grembiulino, guardate. Vedete? Allora, vi ripeto le misure. Centimetro, eccolo, non vuole stare mai sul collo. La gonnellina del grembiulino è larga 50 per 40. Poi io ci ho messo un riccio di 12 centimetri. Il riccio deve essere o una volta e mezzo, o meglio, 2 volte la grandezza della gonnellina del grembiulino, la tasca, e ce la mettete come più vi aggrada la grandezza che avete. Io questa è bella grande, 17 x 27, ce l'avevo e ce l'ho messa. Non vado a ritagliare perché la tasca deve essere quella grandezza. No, nessuno l'ha stabilito, ok? E così la pettina è 24 x 26. Le bennelle che vanno intorno al collo, se volete farci il fiocco, sono lunghe 43 centimetri e quelle ai lati sono un po' più corte. È la stessa cosa, infatti. No, perché queste vanno dietro 52, queste le ho tagliate in doppio per agganciare qua sotto. Perciò voi dovete prendere sempre questa misura, ok? Così, questa è la grandezza giusta per le bennelle che vanno dietro alla schiena, alla girovita e sia intorno al collo. Se poi quelle del collo le volete fare più lunghe, allungatele per fare il fiocco. Ok. Allora, penso di avervi detto tutto. Vi rimostro la tovaglietta. La tovaglietta è 80, questa è 80x80, però voi la potete fare anche 90x90. Il quadrato è messo a rombo ed è 25x25. Ci ho fatto quel fiorellino che vi ho spiegato l'altra volta con il mio video della copri affettatrice e il gioco è fatto. Voi avete un bellissimo insieme da mettere sulla vostra cucina. Così, in questo modo ci potete fare la presina, ci potete fare il guantone, ci potete fare il sacchetto portapane, ci potete foderare il quadernino delle ricette, in modo che quando entrate dentro la vostra cucina avete un colpo d'occhio non indifferente, tutto abbinato ed è graziosissimo così. Allora, avete capito? Vi è piaciuto questo video? Questa maglia vi è piaciuta? Questa me la sono fatta con un punto ad uncinetto. Questo ho messo 2 fili di Kid Mohair e un filo di lana. Se vi piace, adesso prossimamente vi faccio il tutorial su come fare questo punto. Guardate, sotto ci ho rimesso
una sorta di cannolè, vedete? È caldissima perché qui dentro, con tutte queste vetrate, il freddo si sente. E logicamente questi lavori sono dei termosifoni addosso. Vi saluto, vi ringrazio, vi mando un bacio. Alla prossima, ciao!